Sì, sono rimasto male. Sono un po'... Wow, che cosa è successo? Ciao amici, benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come avrete letto nel titolo, vado a registrare un video super pieno ricco di novità. Sono in bianco e nero perché la verità è che avevo legato i capelli prima perché non c'era la piega, non avevo sbatti di fare la piega, rilegarli per truccarmi, poi scioglierli e rifare la piega, quindi ho fatto tutto dopo. E niente, questo è un video novità, spero che vi piacerà. Il look è in bianco e nero. Se volete altri video del genere, scrivete sospettoso. Così. E niente, spero che il video vi piacerà e ci vediamo alla fine. Poi dopo, ci rivediamo sempre, tutto il tempo del video. Niente, sto dicendo cose a caso. Vado a struccarmi, ciao. Ok, direi di partire con la prima novità, ed è questo olio labbra di Gisù, che ha secondo me uno dei pack più belli in assoluto. È veramente meraviglioso. Infatti, se non me l'avesse mandato il brand, che ringrazio, onestamente lo avrei comprato io, perché è super bello. Costa un po' e devo dire che la sensazione sulle labbra è molto bella, è molto carino. Un olio sembra mediamente ricco, però sapete, qua verità nude e crude, non sa minimamente di miele. Io non sento alcune profumazioni, non le sento proprio da quando è il Covid, non so se è correlato, però ho notato questa cosa. E purtroppo questo non sa di miele, ma sa leggermente di olio, tipo olio d'oliva. Tutti dicono questa cosa, quindi suppongo di sentirlo poco io, e che comunque effettivamente quel poco che sento sia vero che sappia di olio. Ma ora andiamo a prenderci uno spritz con Too Faced. Allora, io avevo già fatto un'osservazione su questa palette in uno dei miei reagisco alle novità. Onestamente sono tendenzialmente saturo di questo format in latta, per quanto sia bello, fun e divertente. Però veramente ragazzi, io adesso proverò a mettervi le immagini della Pumpkin Spice, Pumpkin Spice 2 Slice, qualcosa. Lo schema colori si ripete sempre tendenzialmente. Abbiamo qualche tonalità calda, il viola, il lilla, il blu, un po' così. Se annusate la cialda Capri Fun, sentite proprio odore di spritz, che a me manco piace. Però magari giusto a livello di experience vi può interessare. Però ecco, secondo me poi una palette non è completa, non è inclusiva, manca un colore super effettivamente scuro. Tipo se voglio fare un trucco con questo e col blu di qua, mi manca un opaco in tonalità. Non lo so. Dirvi che mi convince così perché devo, onestamente no. Chiaramente non è la palette più brutta vista al mondo, però non lo so. Mi fate sapere nei commenti che cosa ne pensate. Vi piace? Non vi piace? Ora utilizzo come primer occhi il Tone Activator di Kaleidos, perché ho terminato il mio di Mulac e non ho trovato quello di Nars sotto mano. In questo ricordo che mi piaceva. Ora io, cioè, che colore posso fare? Tonalità nude, perché c'è questo. Prendiamo Lake and Bake, questo colore qua, scusatemi, lui, e lo metto un po' dappertutto. Non riesco neanche a immaginare come combinare il make up. Allora, fa fallout in cialda, però è pigmentato e si sfuma molto bene. Anzi, tra l'altro ne provai una di queste, tipo la Pumpkin Spice, proprio forse molto valida, solo che too much poi. Gelato, questo colore qua, e fisso questa parte del mio make-up. Pulisco un po' qui. Ora, Espresso Yourself mi verrebbe da inserire per creare dello scuro. Solo che poi io non ho idea di come continuarlo. Prendiamo Espresso Yourself, anche lui fa un po' di fallout, ma non dà fastidio, ve lo segnalo. Anche lui è pigmentato. Creo il mio angoletto e col residuo che è rimasto sul pennello trascino un po' fuori. Allora, so far so good. Quindi provo Lake Como, questo shimmer azzurro, un po' polverosetto. Vediamo. Allora, è molto più azzurro sull'occhio, non lo vedo extra brillante, però facciamo il make up. No, honestly, la texture non mi piace, è proprio sabbiosa, molto asciutta e non è particolarmente dinamico l'effetto. Uno shimmer abbastanza standard. Ah, scusate, questo si chiamava Toasted in Tuscany. Questo è Lake and Bake. Provo a metterne un pochino. Questo mi sembra bagnato. Cioè, se solo si applicasse. No, questo è un po' più bagnatino. Vi dico, non sono convintissimo. E vediamo.
sfumo quello opaco. Che dite? Beh, poi tipo un'altra cosa, non c'è un shimmer chiaro. Che poi questi due sono così sono sull'occhio. Non così. Non lo so. Che dite, raga? Mi fate sapere nei commenti che cosa ne pensate. Sto provando a costruire l'intensità perché ho visto che mentre mi giravo c'erano delle parti un po' disomogenee. Faccio l'altro occhio e vediamo. Allora, non mi dite niente, ma ho utilizzato del marrone per definire l'angolo interno e fare una leggera codina perché su di me mi sembrava un po' sciapo il make-up. Tuttavia, devo dire che le opinioni finali a fine video. Ora, mascara. Utilizzo questo qua di Maybelline, The Falsies Surreal. Questo che è anche lui col pecca sul postone, come il Curl Bounce, ma questa volta lilla. Ovviamente virale, Maybelline fa sempre del marketing pazzesco sui loro mascara. Lo dico in senso neutro, cioè ci sta, è giusto avere la strategia di marketing a volte molto affascinante. Scovolone colossale, raga, è giga. Extension mascara. Allora, ho visto delle pubblicità dove dicevano effetto ciglia finte. L'effetto ciglia finte lo dà la ciglia finta, non il mascara. To be clear. Effetto ciglia finte. Noi abbiamo un make up importante oggi, ma comunque proveremo a vedere il risultato. Vi darò comunque la mia impression. Non colora innanzitutto. Oddio, che strana. La formula è tipo mega sottile. Cioè vedo che l'ho depositato tipo sulla punta, ma a stento le vedo, non dico le vedo colorate, però è come se le avessi leggermente scurite, ma non ci sia nulla sopra, quindi formula molto sottile, non mi sembra super nero, sebbene lo scovolo sia grosso, non raccoglie troppo prodotto. Zero grumi, che è una cosa che apprezzo se non voglio il volume. Devo dire che è un po' allungante, in maniera molto pulita, ragazzi, cioè non so se riuscite a percepire. Sembra che io non abbia messo il mascara, o comunque che ne abbia messo molto poco. Vado con un'altra passata, me lo aspettavo più ciccioso come effetto, più sporco. Con la seconda passata vediamo un po' più di colore. E come, raga, se c'è un effetto allungato, un po' infoltito perché le separa un po', e non so, le dà un po' di corpino, non so come spiegare. Ok, se insisti con la seconda passata inizia a vedersi un po' di volume e si percepiscono un po' le ciglia abbastanza moltiplicate. Tuttavia non andrei oltre perché potrebbe fare grumo. Lavora meglio questa passata qua. E allora, la prima passata è blanda, quindi riposiziona le ciglia, leggermente le colora. Non è un nero intenso, questo ve lo dico già anche dalla seconda passata. E deve piacere un effetto tendenzialmente, per come si è comportato ora, poi ovviamente va ritestato, naturale. Naturale con la prima passata, molto girly, molto leggero. Non lo so, mi sembra un misto preciso fra un mascara allungante e un mascara volumizzante, senza essere potente in entrambe le situe. Non è male, devo dire, però non è neanche... Passiamo alla base, che è sicuramente la situazione dove ci sono più novità succulenti, e sapete che io amo i prodotti base, quindi sono qui solo per questo. Non applicherò primer oggi perché vado a provare per la prima volta il nuovo fondotinta di NARS. Amo follemente questo pack completamente soft touch. Super ciccioso, morbido, rassicurante, bellissimo. Avevo letto delle recensioni su questo prodotto e era tipo troppo opaco, brutto, quindi non l'ho mai acquistato. È stato riformulato ed è Soft Matte Complete Foundation. Mi sono accertato che fosse stato riformulato e l'ho ricevuto da Look Fantastic, che attualmente dovrebbe ancora avere gli sconti fino al 40%. Non è una DV, vi avviso perché ho avvisato anche su Instagram, codice di corsa LF, tutto in bio, potete serenamente ignorare. E io, come sempre, ho preso la tonalità Light Fiji. Non sembra vada agitato perché non si smuove una... Ah. Lui era contento di vedermi perché io non ho nemmeno premuto. Sembra pieno fino all'orlo, posso dire? Giallissimo.
mamma mia. Comunque a me, vedi, Fiji mi stava bene, cavolo. Ora, cioè, ora è giallo. Lo vado ad applicare prima col pennello e... Porca boia. Quel prodotto era anche fin troppo. Si vede già appena lo stendo che è un soft matte. Se a casa mia potrebbe essere anche un super matte. Ne ho preso troppissimo. Difatti dopo passo con la spugnetta. Cavoli, ne basta pochissimo. Coprenza super dignitosa. Dovrebbe ossidare, perché solitamente vi ripeto, Fiji è il mio colore, ma devo dire che NARS da linea a linea spesso cambia i colori di poco, quindi spero che non ci sia questo tiro mancino. Allora, altra cosa che vi dico, bisogna lavorarlo in sezioni, assolutamente, perché tipo io l'ho messo qua, 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 questo l'ho lavorato bene, qua si stava asciugando, qua era asciugato. Veramente, veramente opaco come prodotto. Cioè non è neanche un vibe tendenzialmente vellutato, cioè lui va proprio a essere opaco. Adesso non so come risulta in video, ma il naso. Non si vedrà niente. Spugnetta. Prendiamo la spugnetta. Ok, ho tolto la luminosità dietro per provare a farvi capire un po' la texture di questo prodotto. Che vediamo se trovo il bianco. È molto chiaro il finish, sta ossidando. Sul naso ha evidenziato la qualunque, anche i poretti qua e peluria. Vado con la spugnetta. Allora, devo sottolineare e specificare che questa è una first impression. Tolgo l'eccesso, quindi io l'ho semplicemente provato senza neanche primer e così proprio non mi piace. Premendo la spugnetta all'interno della pelle, sulla pelle, cosa facciamo? Leviamo l'eccesso e compattiamo lo strato, perché è troppo evidente questo fondotinta per ora. Sicuramente, ora che lo so, primer appiccicosino e idratante in determinate zone. E sì che avevo fatto una bella skincare. Ecco, vedete, già mettendo la spugnetta il risultato è molto più affidabile. Però sul naso proprio piace no. Sul resto del viso, sì, molto molto meglio. Secondo me il pennello non è per questo fondotinta, per la tipologia di texture che piace avere a me sul viso. Se vi piace il mascherone, no problem. Ma passiamo ora a una mega novità. Anche qua ci tengo a dire che non è una DV, ho una DV su Instagram, ma per allineare le community. Vi volevo far vedere il nuovo bronzer, O Sole Mio di Espresso, che è un bronzer in tempera. Allora, io follemente innamorato. Ho capito che ci sono solo due tonalità in gamma e, ripeto, un brand con cui lavoro non va assolutamente bene. Spero che ne aggiungano il più presto possibile, perché già l'ho utilizzato, raga. Questo è un prodotto stupendo. Innanzitutto mi fa impazzire che il pack sia azzurro e si discosti da quelli di Espresso, che sono tipo tutti nude, caffè... Oh, raga, impermeabile il fondotinta. Nude, caffè, eccetera, eccetera. E poi si chiama Sole Mio, raga, mi ha fatto impazzire. È proprio tempera come situazione, che trovo molto cute come scelta. Mi piace Espresso, a me, a parte che io mi trovo bene con quasi tutti i prodotti, non con tutti, ma con quasi tutti. Ma mi piace molto per le idee che ha. Questa è la texture del prodotto, che si chiama 8 AM, la mia colorazione. 8 del mattino, questa è... La tonalità è una tonalità molto interessante, ma lo specchio, secondo me è un buon balance fra biscotto e rosso, non arancio comunque. Modalità di applicazione di questo prodotto, o come ho fatto io, è super semplice da sfumare, oppure potete utilizzare direttamente le dita anche per sfumarlo, o il pennello, insomma è super lavorabile come texture. Il consiglio che do io è prenderne... Oh, come prude, prenderne poco alla volta, perché essendo in... Ma che cacchio ho qua? Essendo in tempera e molto pigmentato. It's up to you, cioè se volete una cosa un po' più power, non state là, cioè io vedi scarico un pochettino ed è tutto qua ancora, non state lì a badare troppo al quantitativo che ne applicate. Se invece volete una cosa naturale, io vi consiglio di andarci piano, perché è molto pigmentato. Di pro a che ovviamente durerà molto il prodotto. E la texture è molto morbida, non fa il minimo strato, ha un profumo pazzesco. Questo mi piace un sacco e lo trovo molto bello
perché Espresso ha dei prodotti che su di me sono un po' borderline. Cioè io non ho problemi a dire che col glassy, col blush, io purtroppo non ci vado molto d'accordo, perché sulla mia pelle è troppo. Questo è una tipologia di prodotto che strizza l'occhio al soft matte. Nell'universo Espresso questo prodottino qui è quello meno idratante di tutti. Ah, tra l'altro c'ho un codice sconto non affiliato, quindi non ci guadagno niente per un paio di giorni. Su Espresso, che lì costa 20, avete il 20% su tutto il sito. Ripeto, non ci guadagno niente, quindi vedete se vi interessa. Chiaramente poi io vado sempre ad utilizzare un bronzer in polvere, circo cinico, eccetera eccetera, così circo cinico a casa. Però non lo so, a me piace moltissimo questo prodotto, mi piace l'idea, mi piace la situazione, trovo che sia un ottimo lancio. Peccato appunto per le colorazioni, ma in teoria dovrebbero aggiungerne altre per il fondo, mi sembra, se tanto mi dà tanto potrebbero farlo. Correttore, finalmente provo il Quickle Concealer della linea Stay Naked di Urban Decay. Allora, innanzitutto vi faccio vedere, raga, che è un barile, cioè sono 16 ml 16.4. ha il tappino qui sopra che si toglie per rivelare un pennello un po' troppo fitto per i miei gusti, quindi non credo che lo userò. Ho preso la tonalità 40 CP su Look Fantastic. Vi dico già, l'odore è terribile, sa di colla per ciglia finte. Però ho visto le recensioni in giro e vi posso dire che mi ispira. Anche perché Urban, uso la spugnetta, ma Urban per la linea Stay Naked, secondo me fa sempre dei gran bei lavori. Allora, raga, pochissimo va ovunque, cioè letteralmente poco. Texture molto carina, prensa alta non altissima, per quel poco che ne ho messo, che per me è poco questo. È super, è cremosa la texture, ma non spessa, cioè riempita come texture, non liquida, non acquosa. Io non sentirei la necessità di stratificare oltre, però voglio vedere fin dove arriva. No, però l'odore, raga, veramente colla per ciglia finte, vi giuro. Mamma mia. Mamma, come si è fuso bene. Mamma, che puzza. Vi giuro, colla per ciglia finte, ma perché? No, allora, questa texture è veramente figa. Very, very figa. Ok. Raga, vi devo dire che la texture del correttore era molto bella, bagnata. Fissata sulle pieghe lo vedo un po' spesso. È coprente, però non lo so. Se ve l'avessi fatto skincare pesa e tutto quanto, tutti i prodotti tipo fondotinta e correttore, basically, sembrano secchi. Procediamo. Novità, bronzer di Pat McGrath. Bellissimo l'utilizzo con questo nuovo pennello di NARS che ho preso sempre da Look Fantastic. Io ho preso la tonalità Nude Honey di questo prodotto e sembra super chiaro. In realtà è bello presente, sono contento di aver preso la tonalità numero 2, perché ho visto da Giulia che lei mi sa che è quello dopo, che le sta più scuro. Colori troppo scuri è molto facile avere un effetto duro e sul mio viso non sta per niente bene. Quindi ho preferito, sono contento della scelta che ho fatto, anche se ho detto cavoli, sembra super chiaro. Invece, come vedete, è molto scrivente, burrosa, naturale. Io lo trovo veramente molto facile da applicare. Texture che trovi, pennello che usi. Vado così giusto a dare un pizzico di colore qua al centro. Non lo so, raga, se la guardo da vicino, tipo la base è bella, il naso si è ripigliato. Tra l'altro, per far ripigliare il naso ho usato il fondotinta compatto di Makeup Forever, veramente un prodotto validissimo lui, ed è la tonalità 1R12. Essendo molto burroso ha un po' di coprenza e materia, quindi va a riempire levigando. Ottimo prodotto. Oddio, mi sono dato il bronzer nelle ciglia. Come blush volevo utilizzare questo qua di Kimchi, che avete già visto nel decluttering con Bianca. Se non l'avete visto ve lo lascio qui sopra, perché è un bellissimo video preso su Beauty Bay, è un duo troppo carino. Io faccio così perché è iperpigmentato, super scrivente, quindi lo scarico e praticamente ne applico un terzo di quanto ne ho prelevato. Inizio da qua. Comunque questo pennello è devastantemente morbido, super comodo, è molto potente questo blush, eh? Infatti scarico. Chloe sogna di correre, raga, sentite. E Kimchi, per chi non lo sapesse, è una drag di RuPaul Drag Race, che ha fatto il suo brand, che trovate su Beauty Bay e Douglas. Boh.
non mi ricordo. Molto pigmentato, molto figo. Allora, ho provato a sistemare un po' la situazione. Comunque come illuminante ho messo quello di Kaleidos, Space Age Prophecy, anche nell'interno dell'occhio. Come matita labbra, Nude O'Clock di Clio, che amo alla follia. Con le lentiggini così, già me, non so raga, le lentiggini secondo me migliorano un po' la situa, sempre. Come novità labbra volevo provare questi qua di Diego Dalla Palma, che sono gli Stay On Me rossetto liquido a lunga tenuta. Can I say? Che bei pack, veramente. Posso dire un po' provocatorio che Diego Dalla Palma, secondo me, non tanto qua su YouTube, perché so che c'è un pubblico anagraficamente più vario, ma noto che tipo su Instagram e TikTok, parlo per quello che riesco a vedere io chiaramente, è un po' underrated, è un po' sottostimato. Cioè, facevo un censimento dei prodotti loro che mi piacciono. Mi piace il contouring, mi piace il blush, mi piace il fondotinta, mi piace il correttore, mi piace la... Cioè, un botto di robe. Ma quanto sono belli questi pack. Allora, voglio provare il 33, che è questo qua. Poi è pesante, cioè raga, veramente bello. L'applicatore è fatto così, molto stretto e piatto e sottile. Vediamo come si comporta. Ok, super pieno. Ah, io non ho delle labbra piccole. Il quantitativo che c'è in questo scovolo è più che sufficiente. Allora, vediamo come asciuga, perché sembra quasi levigante. Adesso lo lascio asciugare e poi voglio metterne un altro, perché questo è troppo in tonalità con i rossetti, voglio mettere il 31. Comunque, mentre che si asciuga, se devo fare una piccola critica a Diego, o al... cioè, critica, esprimo il mio parere, il mio gusto personale, è che loro nelle tonalità dei rossetti stanno sempre sui rossi e sui rosa. Which is ok, cioè io vedo proprio la cosa del rosso di Diego Dalla Palma. Però boh, inserirei anche tipo qualcosa di un po' meno rosa. Non marroncino, so che pensate, però sì, anche qualche marrone. Allora, prima che asciugassi del tutto ho usato Nude O'Clock per creare la transizione. Mentre asciuga sembra disomogeneo. Poi appena asciuga un pelo diventa super comodo, super pieno. Finisce ultra matte, ma vellutato. Proviamo ora il 31. E siccome lo scovolo prende molto prodotto, ne scarico. Io vado solo qui. Vuoi il colore questo? Poco poco. E con un pennellino tampono. Ripeto, non sembra super omogeneo quando sto asciugando. Però poi. Benissimo amici, questo è il look terminato. Sento che ho un rossetto e ho applicate anche due strati. Non sono riuscito a sfumare come volevo. È decisamente opaco, non è levigante. Mi sembra che se segue il claim della linea Stay On Me, delle matite eccetera, durerà molto. Quindi capisco perché è così opaco. A tratti nel labbro superiore, dove ho applicato un po' di colore intermedio, un po' di colore chiaro, a tratti segna anche la texture. Vabbè, ci sta. Solitamente non farei 800 passate. Che lo scovolo era molto piatto e molto sottile, quindi non riuscivo a spennellare bene per creare un po' di transition. Quindi quando andavo per ammorbidire la sfumatura fra i due colori, spostavo il prodotto, perché è uno scovolo di precisione e di deposito, quindi perfetto per l'outline e per riempire, magari non troppo per fare quei lavori che volevo fare io, però comunque la combo colori devo dire che mi è piaciuto molto. Devo dire la verità, a video terminato, anzi prima che io parli, scrivetemi qual è la cosa che vi è piaciuta di più. Devo dire la verità che questo video mi ha un po' deluso. Assolutamente promossissimo il bronzer di Espresso, il bronzer di Pat McGrath e il blush di Kimchi. Onestamente, così first impression, sapete che poi io cerco sempre di darvi seguito a queste cose. Onestamente io non comprerei niente. Anzi, addirittura io le uniche cose che comprerei sarebbero il bronzer di Espresso, perché è anche scontato, e il bronzer di Pat McGrath, che è molto bello. Il bronzer di Kimchi è carino, ma non è essenziale. Fondotinta, partite dal presupposto che devo riprovare tutto, quindi vi dico per come first impression. Fondotinta lo devo assolutamente ritestare perché non mi ha convinto. Il correttore, bella la coprenza, però non mi piace come sulle pieghette. La palette è onestamente trascurabile. Il rossetto, boh, bello, un po' asciutto, non da morire. Poi magari uso altre texture. Non lo so. Ci sono un po' rimasto male per il fondotinta di NARS, il correttore di Urban, che sono prodotti della base che io amo molto e non c'erano oggi. Ci sono rimasto male. Niente, spero che il video comunque vi sia piaciuto. Sono un po'... wow, che cosa è successo? Comunque niente,
se vi va di tirarmi sul morale, lasciate un like e un commentino, iscrivetevi se tornate qua a riguardare i video. Io nulla, vi saluto, vi voglio come sempre bene, grazie per tutto, sempre comunque. Ci vediamo nel prossimo video, che sarà venerdì.